Bella ragazzi, questo è il vostro Magic che vi parla e niente, ho voluto fare questo video, il primo in assoluto che mi state guardando in faccia questa brutta faccia, lo so che faccio schifo, però chi se ne frega. Niente ragazzi, siamo a giugno, oggi che cazzo di giorno è? Giorno 8 giugno credo, sì, comunque siamo a giugno e niente, c'è l'E3 ragazzi, c'è a Los Angeles e stanno presentando tutti i giochi, eccetera, eccetera, però uno in particolare a me interessa, come credo a tutti quelli che stanno per guardare questo video, ovvero The Elder Scrolls Skyrim, cioè TES 5, ragazzi. E niente, abbiamo avuto tantissime notizie in questo periodo, appunto prima della grandissima fiera dei videogiochi, quale è quello che è di Los Angeles. Finalmente, ieri e l'altro ieri, sono usciti i primi video demo di cui appunto vi proporrò in questa video recensione, che appunto svelano tutto quello che riguarda questo grandissimo gioco. Ma bando alle ciance, andiamo a vedere la recensione. Ed eccoci ragazzi, intanto parto subito nel dire che il video non è mio, appunto, cioè l'ho preso, l'ho scaricato come tanti dalle dirette streaming che ci sono stati in questi giorni e niente. Purtroppo la qualità, ragazzi, è quella che è, appunto, essendo una diretta streaming, non possiamo dare veramente un giudizio per quanto riguarda la grafica, eccetera. Anche se girano in internet falsi video in HD, in realtà ancora non esistono, ma magari li vedremo più in là. Guardate come appunto si nota lo sfondo, c'è cioè, veramente immenso, le piante, le rocce, tutto ben fatto, come dice Howard, appunto, sono state fatte pezzo per pezzo, almeno così ha dichiarato. E niente ragazzi, che cosa dirvi? A me sin dall'inizio mi è sembrato veramente un gioco spettacolare, in tutto e per tutto. Adesso vedremo che ci sarà, eccola qua, la parte della terza persona che ha mostrato con orgoglio Howard. È stata realizzata, per quanto dice appunto lui, in maniera molto fluida, eccetera. Ovviamente ragazzi molti prediligono sempre la prima persona, infatti nel gioco come state vedendo è ritornato appunto in prima persona. Vediamo spada e scudo, spada nella mano destra, scudo nella mano sinistra. Ecco qua, voi a sinistra state guardando un menu, sicuramente si sbloccherà appunto con dei tasti preselezionati dove si può passare velocemente da spada e scudo a spada e magia in una mano oppure in entrambe le mani una magia invece di andare direttamente nel menu cliccando sicuramente start. Qui sta combinando appunto la magia con entrambe le mani. Howard dice che servirà per un attacco appunto molto più potente. Qua invece siamo arrivati a The Guardian Stones, sarebbero credo delle pietre, non so. Comunque sono i tre segni, mago, guerriero e l'altro credo sia ladro, che possiamo scegliere, che ovviamente a seconda del segno che scegliamo ci dà, come state vedendo, credo dei poteri particolari, insomma, che ci aiuteranno, eccetera. Howard dice che ce ne saranno molti. Qui invece sta combattendo con tre lupi, il primo e il secondo con facilità li uccide, il terzo alla fine fa una mossa finale. Qui invece passiamo ragazzi al menu, come vedete è molto bello, ben fatto, molto più semplice da usare, ci sono tutte le armi, le armature appunto in 3D, come vedete si possono girare, Howard dice che ci sarà la possibilità magari di vedere delle scritte per alcuni indizi che riguardano appunto le quest. Poi ci sono appunto i cibi, sia la variante cruda che quella cotta, come vedete il menu c'è anche quanto abbiamo come oro, eccetera. Ed ecco che ritorna anche le Ninurot, ragazzi, bastarde queste piantine, dobbiamo andarle a prendere, anzi le foglie di Ninurot. Niente, poi Howard parla con il tipo mezzo matto, la tipa è troppo figa, lo sappiamo, l'ho già vista. E passano al menu delle skills. Il menu delle skills, come vedete, è fatto veramente. Non ho parole, sono delle costellazioni, ognuna ha appunto le sue caratteristiche. All'interno di ogni costellazione poi vediamo tante altre caratteristiche che possiamo controllare continuamente a che punto siamo. Niente, poi passa sempre dallo start, ma cliccando start passa alla mappa. La mappa è in 3D, come vedete, viene zoomata all'indietro, ci sono tutte le posizioni che troviamo, molto ben fatta, e poi ecco questa è la parte del video dove arriviamo a Riverwood. Riverwood sarebbe la prima città che incontreremo, è veramente una città fatta benissimo, sono le case di legno, i tetti con la paglia, la gente fa, tutti fanno qualcosa, è molto molto cambiato rispetto a Oblivion. E qui è la parte più bella dove parla appunto con il tipo che sta lavorando, e niente,
possiamo anche guardarci in giro mentre parliamo, insomma è molto più dinamico rispetto al passato. Ovviamente ragazzi possiamo intraprendere dei lavori, cioè questa è una novità assoluta del gioco, possiamo tagliare la legna, possiamo lavorare in miniera, possiamo forgiare le armi e tante altre cose. Qui passiamo alla parte dove si vede il primo cavallo, veramente strutturato e fatto benissimo. E niente ragazzi, qualcuno si è lamentato dicendo che il cavallo sembrava troppo legnoso nei movimenti, troppo goffo eccetera. In realtà non è così, perché sono delle razze, la razza è quella olandese, se voi cercate in internet appunto sono proprio così grossi. Siccome hanno cercato di dare un peso sia ai draghi che anche al cavallo, appunto è normale che sembri che si muova in maniera appunto un po' goffa, ma non è così. Fidatevi, è fatto benissimo. Non si vede graficamente granché, ma è fatto benissimo. Qui invece si passa a, appunto, una parte dove il clima sta cambiando. Howard appunto dice spesso questo, il clima cambia in maniera dinamica, vedete lo sfondo eccetera. Qui invece passiamo a una parte dove si vede un dungeon, so che ce ne saranno 150 e anche più, quello che dice sempre Howard, non lo dico io. C'è una bufera di neve, c'è il tipo che sta giocando in modalità stealth e che sta appunto, credo che stia strisciando come un verme. Ecco lì il drago, Howard dice che appunto non niente è scriptato, il drago si trova lì per caso e niente, il tizio ora cerca di combatterlo con l'arco e frecce, ma non riesce sicuramente. Eccolo qua, e subito dopo entra dentro il dungeon, perché appunto non lo so, non credo che riuscirebbe a ucciderlo in questo momento. Dentro il dungeon, come vedete, si vede appunto uno splendido gioco di luci e ombre. Qui passiamo invece alla parte proprio all'interno, dove sta combattendo un tizio, credo che sia un bastardo che si trova lì così per caso, con due spade. Quella di destra sembra, sapete, quella elfica, quella di vetro che si trova anche in Oblivion. Ci sono sempre le mosse finali, molto sangue e tutto il resto. Qua fa una bellissima magia, guardate qui, boom! E i due lupi muoiono. Qui invece nella parte della demo troviamo il tizio che appunto dovevamo cercare per recuperare un oggetto particolare, un artiglio credo, non so, mi ricordo che cosa era, e il tizio cerca di scappare, però riusciamo a rincorrerlo e ucciderlo. Non vediamo cosa riusciamo a prendere come oggetto particolare, perché non lo fanno vedere. Sempre dentro questo dungeon, che poi dice Howard ce ne sono tantissimi, alcuni sono veramente complicati. Troviamo i non morti, fatti benissimo, fatti diversamente rispetto a Oblivion, hanno gli occhi con una luce particolare, sembra tipo azzurra. E combina magia e spada. La spada quella di vetro sembra. Poi ecco, questo è un primo shoot che li fa appunto volare via. Qua invece combina magia e magia in entrambe le mani, specie di cerchio magico con scariche elettriche. Qui invece ecco qua fa un altro shoot per andare più veloce, che è una specie di scatto, e qui troviamo un nemico un po' più ostico, ma comunque niente di grave, sempre magia e spada, combina magia e spada. Qui invece ragazzi sta combinando due magie, come vedete si rallenta il tempo, il bullet time, fa veramente, cioè, fa saltare in aria il nemico, è una cosa spettacolare. Qui siamo in un'altra parte del dungeons, molto bello, in questo momento c'ha spada e bastone magico, bello i colori, le luci, le ombre, veramente spettacolare. Qui c'è un altro nemico, adesso abbiamo un'ascia, sicuramente l'abbiamo presa appunto dal nemico di prima. Questa qua è la parte finale del dungeons. Andiamo sicuramente alla ricerca di qualcosa di importante che adesso vedete. Aspettate un attimo, pazientate, eccola qua, sono delle pietre dove il nostro personaggio imparerà appunto il shoot. In questo caso impara The Storm Call, che poi vedremo appunto in seguito nel resto del video a che cosa serve. E questo, quello che dice Howard, è una specie di guardiano dei draghi, una cosa così, è molto ostico da uccidere, fa una magia di evocazione, ecco un altro nemico tutto di ghiaccio, sarebbero dei troll di ghiaccio in realtà ragazzi, quindi abbiamo i troll normali come in Oblivion, ovviamente fatti diversamente, i troll di ghiaccio. Andiamo sempre di
ascia, questa volta è magia, guardate che bello l'effetto che brucia appunto il tutto. Poi con un'altra magia, dicevo, guarda come state vedendo, forniamo una sorta di luce che ci indica la via d'uscita, perché i dungeons sono un po' più complicati. Qui ci troviamo invece subito fuori, credo, dal dungeons. Vedete, sullo sfondo appunto c'è una città molto molto grande, che assomiglia ad Edoras, ragazzi, alla città quella del Signore degli Anelli, veramente ben fatta. Se notate bene nel video si vede la terra che trema, ecco perché c'è appunto il passaggio dei mammut e dei giganti, altri personaggi che si possono incontrare appunto nel gioco. Questi giganti sarebbero i guardiani dei mammut, veramente ben fatti, tutti e due differenti, uno è vestito in un modo, l'altro invece in un altro modo. Dice Howard che si possono lasciare in pace, non succede niente, invece il tipo appunto per dimostrazione cerca di attaccare un mammut, come state vedendo, è molto molto potente, e subito appunto arrivano i giganti in difesa dei mammut, e il tizio appunto cerca di combattere contro. Adesso arriva un drago, subito dopo arriva un drago, e nel video vediamo appunto che afferra il gigante e lo scaraventa via. È un po' buffo vederlo cadere in quel modo, però ragazzi, intanto è così, e il drago ecco che plana, ci sputa fuoco e noi siamo lì ad attendere che atterri. Ecco qua che a terra c'è, credo, una guardia della città che tenta appunto di uccidere il drago, invece viene carbonizzato e subito dopo, ragazzi, se lo pappa e poi lo lancia via. Qui stiamo combattendo con un drago, ha finito di combattere con il drago e come vedete appunto assorbe la sua anima, non è dato sapere ancora a cosa serve, sicuramente comunque aumenterà la forza degli shoot. E vediamo in lontananza che si è posato un drago sopra quella, non lo so, torre, quello che sia, e stiamo per combattere con il secondo. Saliamo sopra la torre, qua usa un altro shoot, quello di fuoco, ma interessante a vedere è il nuovo shoot che avevamo imparato prima nel dungeons, la pietra che avevamo trovata. Se avete un po' di pazienza, eccolo qua, questo è lo Stonecaller, vedete come il tempo, appunto, l'atmosfera cambia, ci sono fulmini e saette, appunto la pioggia eccetera, Stonecaller appunto dall'inglese. E continua a combattere con gli shoot questo drago. Cosa serve? Come vedete, a colpi di fulmini il drago viene appunto colpito finché poi non casca a terra, alzando poi un grandissimo polverone, perché appunto la grafica, ragazzi, è fatta veramente bene. E niente, ragazzi, commento mio finale personalissimo, ovviamente. Mi auguro che la recensione vi sia piaciuta. Mi scuso per l'audio, non è originale ovviamente del gioco, perché l'abbiamo sentito solamente a tratti appunto. E niente, che dirvi, ragazzi, sicuramente promette bene, graficamente immenso, è tutto fatto benissimo, hanno detto più di una volta che ci saranno più di 300 ore di gioco, la quest principale credo che sia sulle 30 ore, forse un po' di più, perché ci saranno appunto, a seconda di quello che facciamo, delle novità, perché è come stile di gioco un po' più simile a Fallout rispetto a Oblivion, nel senso che dipende dalle nostre scelte, appunto il gioco in automatico andrà avanti in una certa maniera anziché in un'altra. Detto questo, niente ragazzi, novembre purtroppo è lontano, aspetteremo con ansia altri video, anche se non credo, perché dovevano presentare una demo all'E3 appunto in questi giorni, ma di più di mezz'ora, però era una cosa privata, credo forse solo per i giornalisti, appunto per chi fa questo mestiere. Niente ragazzi, grazie per la visione e alla prossima, spero di esservi stato utile, bella!